Gli operai pakistani iscritti al Sicobas, una trentina, scioperano inneggiando al sindacalista Luca Toscano. Il titolare cinese della tintoria Fada non si sottrae al confronto, ma denuncia di essere lui la vittima. Si inginocchia, contesta, chiede alla polizia di intervenire per poter riprendere a lavorare e scrive cartelli contro Luca Toscani che comanda Prato. È successo oggi pomeriggio nell'azienda che da 13 anni è a conduzione cinese. Yu Zhang, detto Franco, è l'imprenditore dall'accento pratese che ha scritto a pennarello sul muro dell'azienda una frase motivazionale. Il problema, denunciano alcuni operai, è che non è disposto a concedere alcuni diritti. Lui ce l'ha questo, ha chiesto di andare da attore per fare certificato, ha detto se vai da attore e fai certificato ti togli il stipendio. Quante ore lavori al giorno? 12 ore. Quante te ne vengono pagate con la busta paga? Busta paga 750. Il resto? Resto Il resto non c'è. No, pagare in nero. Oh, te ne devi andare, stavo facendo Oh, l'intervista. calma, calma, Te ne devi calma, calma. andare, Oh, te ne devi che vuoi andare. te? Te Sei ne solo devi là, andare, chi vuoi? non mi mettere mai Levi, addosso. Leva le mani Levati. tu, leva le mani tu. Levati. L'imprenditore nega tutto e si dice pronto a chiarire contratti alla mano. Contestano il fatto che in busta paga ci sono 4 ore e lavorano 12 ore al giorno. Loro lavorano 4 ore. Loro lavorano tutto preciso. Chi lavora a sé, c'è contratti scritti. C'è chi contratto di 8 ore, c'ho i reparti da 4 ore, c'ho chi da 8 ore e c'ho quello lì che mi fa anche straordinari. Quindi non fanno ore in più. Non fanno ora. Luca Toscano è il sindacalista del Sicobas che da mesi, assieme alla collega Sara Caudiero, porta avanti a Prato una lotta contro sfruttamento e caporalato nelle aziende cinesi. Una battaglia sindacale a colpi di presidi, sit-in, scioperi, le cui modalità sono spesso costate loro denunce per violenza privata, manifestazioni non autorizzate, resistenza a pubblico ufficiale, ma che in alcuni casi hanno portato alla regolarizzazione di rapporti di lavoro, come di recente in un'altra tintoria cinese. Tra Franco e gli operai ci sono i poliziotti che provano a mediare, allo stesso tempo gli uomini della Digos notificano a Toscano e Caudiero il provvedimento di allontanamento da Prato per 1 anno firmato dal questore. I due leader del Sicobas, ritenuti socialmente pericolosi, potranno venire in città soltanto per motivi sindacali, previa comunicazione. Toscano e Caudiero impugneranno il foglio di via dinanzi alla prefettura. Crediamo sia allarmante e pericoloso, non solo per la libertà sindacale, ma per la democrazia, la vita democratica di questo territorio, che si metta sotto l'etichetta di pericolosità sociale l'attività sindacale. È un'ingerenza inaccettabile della questura nelle relazioni sindacali di questa città. Sulla scena di Via di Gello, tra automobilisti che si soffermano a curiosare, si contende di diritti. Diritto a scioperare, ma anche a fare impresa. I lavoratori pakistani si mettono a sedere davanti all'ingresso, arrivano i rinforzi della polizia, che alla fine prende di peso i manifestanti per liberare l'accesso alla fabbrica. Alcuni operai si sdraiano a terra doloranti, altri vengono portati in questura per accertamenti.